2-1 in 10 minuti. Signore mio, cosa hai combinato stasera? Un primo di agosto in cui hai messo insieme questo menù mostruoso. La terza, Jacobs. Mentre nella prima ci sarà l'atleta che più ha impressionato, Andre de Grasse, che viene dall'aver fatto 5 anni fa finale olimpica con medaglia. È la prima volta del dopo Usain Bolt, olimpicamente parlando. L'atleta, lo dico io, più grande di sempre, omnisport, al limite Michael Phelps, e lo dico sempre io, che praticava altro sport e ha vinto tanto, tanto di più anche. E questa è la prima delle tre semifinali. Classica la formula. Primi due in finale, il ripescaggio di due tempi fra gli atleti inizialmente esclusi. Eccolo qua, dai, che si comincia. Che si comincia col 2.19. Primo salto di gara per Gianmarco Tamberi. Anconetano, per ora un paio di errori, ma il penultimo nell'ordine di salto. E comincia altissimo. L'inizio ben propone, quasi trasfigurato, perché questo giorno è per lui aspetta da 5 il anni. Giorno dei giorni. Quando si fece male con quello stivaletto gessato, segnò proprio il conto alla rovescia. Prima il conto era lungo 12, 24, 36, 48 mesi, e poi ha aggiunto altri 12 mesi perché per pandemia. In questo stesso posto ci si ritrova un anno dopo. E per questi otto la gara comincia, quella di semifinale. Fred Curley, americano, corsia 7, André de Grasse, canadese, corsia 6, attenzione al 5, Johan Blake, Giamaica, anche Gift Leotlela, Sudafrica. Non c'è Rhys Prescott, squalificato per partenza falsa. Curley in ritardo, ma adesso è proprio Leotlela che scappa via, poi torna sotto Curley. Curley de Grasse, all'esterno bene anche Omurua. 9.97, i ragazzi fanno sul serio. 9.97, c'è una situazione di foto finish tra André de Grasse, Ferdinand Omurua a sorpresa e Fred Curley. Sorprendente il keniano, che è uno da 10.01, ragazzo di 25 anni. Chi la vince? Curley, 9.96. Molto bene. Hai e capito. Alcuni molto bene. Ieri qualcuno si è nascosto, signori. Avevate qualche dubbio? Filippo Tortuin, corsia 1. Prendiamo l'anticipo. Trevon Bromell, americano. Vediamo Bromell, se ieri si è nascosto o se non sta bene. Gli scherzi del computer, dicevo, perché questa delle tre è assolutamente la più debole. Ma di tanto più debole. Palesemente la più debole. Sean Mashwangani, e questo accade con maggiore frequenza da quando ormai il formato, così si dice in italiano format, parla di triplice semifinale, per cui 2-2-2 più un ripescaggio di due tempi, e non si riesce a combinare tutto dal turno precedente dei quarti di finale al meglio. Corsia 1, che pardon, diventa 2 perché la 1 è vuota, per Filippo Tortu, l'ex primatista italiano, che ieri... La 2 è per Filippo. Sì, la 2. La 1 è vuota. Ho detto. Il 9.99, primo uomo azzurro sotto i 10 secondi. Bromell in 3. Che sarà di Bromell dopo averlo visto così così ieri? Pescato. Ah, questo è quello vero. È partito più forte di ieri. Corre ma non stracorre. Però è davanti. E va a vincere però Hughes. Finisce ultimo di questa semifinale. 9.98 il tempo. L'ultimo è Filippo Tortu. Di una semifinale che poteva apparire praticabile. Jarnell Hughes, che è uno che sul lanciato in pochi gli insegnano qualcosa. A lungo e compagno d'allenamento di Bolt. Sì, Hughes. Anche, vero. Sì. Vero. 9.98 per Jarnell Hughes, che ha fatto il primato stagionale. Aveva 10.04, si è migliorato di 6 centesimi. Il secondo posto nel bel mezzo
ha lottato anche Trayvon Bromell, che non è il super Trayvon Bromell del 9,77, i primi 30 metri erano buoni, ma meglio di ieri. Vediamo se riuscirà a strappare la qualificazione. Infatti è qui che aspetta Trayvon Bromell. Sono in diversi, anche Browning sta aspettando, sono in diversi in mezzo fazzoletto quanto a centesimi, che possono anche essere millesimi in caso di pari tempo. E poi anche Adegoke, il nigeriano, sono tutti lì che aspettano, ed è veramente un piccolo drama, dicono, una pièce teatrale negli Stati Uniti con Adegoke. Lamont Marcel Jacobs mostra il cuore a tutti noi. È una semifinale difficile, molto dura, molto difficile, e qualcuno si è nascosto, lui, anche Ronnie Baker magari, che è andato bene, ma non bene in maniera sopraffina come potrebbe e potrà. Ieri aveva proprio la maglietta, non ha corso proprio, non serviva, oggi correrà. E attenzione anche a Kani Simbine, il quarto degli ultimi campionati del mondo, ma la finale di Doha è stata di livello inferiore. Shijindu Uja, britannico, sì. E poi si andrà con Arthur Sissi, il livoriano, in corsia 9. Ma in verità il primo che poi è stato squalificato ha corso in 9,76 era Coleman. E qui con i contratti, sì, sì, che sì. Hai, io parlo della con i contratti che hanno con gli sponsor, con i materiali, eccetera, non possono dire ho avuto un infortunio e quindi qui sto male. Bromell è così, correva in 9,77, adesso fatica a correre in 10 netti. Al momento è dentro nella finale per il rotto della cuffia, perché tempi di ripescaggio buoni per lui, a pari merito con altro atleta, Marcel Lamont Jacobs. Tra i primi due. Fiamme oro la sua squadra, oggi Italia ovviamente, l'atleta che è cresciuto nel vivaio di una società che organizzava anche prove multiple. Si è già scontrato con Baker due volte, sì. E ha perso sempre di pochissimo. Sì. Partenza migliore ieri, su Vientiane schizza via Baker viene su e bella, da vedere, attenzione, è in finale un italiano, in finale 981. Mai accaduto nella storia. Ci sono tempi per te che sono sensazionali. Su Vientiane si era nascosto, finisse anche terzo, Marcel Jacobs sarebbe sicuro in finale. Questo risultato sotto è sensazionale, sotto i 9,90. Un italiano non era mai finito in una finale dei giochi olimpici su questa disciplina, sui 200 sì, anche il titolo olimpico, potrebbe essere terzo, ma poi importa relativamente perché è in finale. Ce lo volete dare il risultato? 9,81 per chi ha vinto, e potrebbe essere su Vientiane, potrebbe essere secondo Ronnie Baker, dovrebbe essere terzo, potrebbe esserlo, eccolo qui Marcel. Ma il tempo è talmente sensazionale, 9,83, record asiatico per Su Vientiane, che piange. La finale più tardi ce la godremo alla grandissima. Secondo chi? Vediamo, e attenzione che è saltato Baker ancora il record italiano. Baker a sua volta 9,83, il suo primato. Il terzo posto per Marcel Lamont Jacobs, che fa il risultato che gli permetterà di essere in finale. 84, 85. E un risultato 84, record Europa. Se n'è andato il doppio record di Jimmy Vico e quello di Francis Obiquelu. Follia! Sì, terzo, ma un italiano nella finale dei 100 dei giochi olimpici, mai! 9,84 più forte di Carl Lewis, e passa a Kani Simbine con 9,90. Quindi i quattro, l'avevo in qualche maniera preconizzato, i quattro della finale scattano fuori proprio da qui. Non una grande partenza, avevo detto oggi ieri che Su Vientiane si era nascosto, ma Su Vientiane ha fatto che lanciato una cosa sensazionale e può essere anche favorito per le medaglie. Guarda, se Marcel, non sai come lo prende tutto. lo prende nel finale, occorrerà, va quasi in un corpo a corpo, occorrerà prenderli prima, più tardi, che ce la giochiamo alla grande. Eccolo qui, mamma mia, terzo che di un soffio, visto? Ma 9,84, che cosa abbiamo visto? Immaginare di commentare un 9,84 di un cittadino dello stivale
personalmente era inimmaginabile l'immaginare. No, siamo faceva... arrivati qui per dicendo faceva ridere questa cosa. Lamon Marcel Jacobs è da finale olimpica e non è assolutamente abbastanza. Esatto. A adesso punto non è più solo da finale olimpica. E guardate la curiosità di un computer che, prima di segnare le tre semifinali si è rivolto a uno psicanalista, a uno psicoterapeuta. Avevamo detto che questa era i tre più forti finiscono tutti assieme, tant'è che con altro modo di ammetterli alla finale uno dei tre, in particolare Jacobs, sarebbe uscito dalla finale. Ce la giochiamo? A che ora sarà? Alle 3:30 italiane. Alle 3:10? Non prendete appuntamenti di nessun tipo. Momento delicato e financo decisivo. 2:30, 2:33. Eccolo! Ci siamo ancora! Ancora Galla! Bellissimo, bellissimo. Un, se permetti, valicamento con un rallentamento grande finale. Grande determinazione in questa rincorsa. Grandioso! Bellissimo. È ancora in testa. Nemmeno sfiorata l'asticella. Assieme a Mutaz Essa Barshim, l'altro dei tre ad aver fatto 2:33, Maxim Nedasekov, Bielorussia, a 2:19 aveva sbagliato e quindi è terzo. Sono in due in testa a pari merito e adesso si andrà a 2:35. Cioè lo so come ho fatto, però. Che bello. Forza Gianmarco, questo è un salto importante. È praticamente decisivo perché ci sono tre ad aver fatto 2:35 alla prima. Due di questi avevano sbagliato prima. Vediamolo a 2:35. Sì, fermi tutti. Sì. Non soffiate, non muovetevi. Rischia di cadere. Non cade, non cade. Non è caduta. E questo, ragazzi, tenetevi forte, è da medaglia. Sì, sì, sì. È da medaglia. Rimane primo insieme a Barshim. Sì, 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 tienitelo per te, sì, perché sicuro. Non è proprio così sicuro. È da medaglia, Jimbo. Ma quanto hai aspettato questo momento? Aspettiamo ovviamente la prossima, che sarà 2:37. Ha ballato, ballato, ballato. Con cosa? Proprio con la punta del tallone ha toccato, perché c'era su benissimo. Sono due in testa. Mutaz Barshim, Qatar, Gianmarco Tamberi, Italia. Uno al terzo posto, Wu Sang-hyuk, Corea del Sud. Al terzo posto, 2:35, perché i 2:33 li aveva fatti alla seconda. Brandon Stark è quarto. 2:35 alla prima, ma i 2:33 li aveva fatti alla terza. Maxim Nedasekov è quinto. Tenerlo d'occhio perché il Giamburrasca del salto in alto si ripresenterà. Capace di farcela. Lo ha già fatto a Torun. Questo è dura, 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 dura. Ma forza Gianmarco. Gianmarco Tamberi. Che veloce, veloce, da veloce, poco carica. Poliziotto. Fiamme Oro di Padova. Passando attraverso la TL Etica, San Vendetto. Oh, andiamo! Andiamo! Sì! Andiamo Gianmarco! Siamo sulla luna! 2:37! 2:37! Questo ragazzo ha aspettato 5 anni questo momento! È primo! Volete che vi dica? Questo è stato il salto più ampio di tutti quelli che abbiamo visto e lo ha estratto a sua volta dal cilindro nell'altezza più alta in assoluto e sembra stia recitando un copione. Allarga le braccia, quasi predestinato dopo quell'appuntamento mancato di 5 anni fa. Gianmarco Tamberi, Mutaz Barshim, primi a pari merito. Torna primo insieme a Barshim, ma soprattutto davanti a 37, tutti gli altri dietro. Barshim all'ultimo tentativo a 2:39. Eccolo qua, eccolo qua. Il podio è fatto, bisognerà vedere come. Errore, eliminazione per Barshim. Mamma mia, sta saltando male Barshim. Lui ha fatto il contrario di Jim. Esatto. Fino a 2:37 tutto perfetto, ma proprio che più perfetto non si può. Poi 2:39 doveva raccogliere. No. Questo è Andrew, questo è il salto che chiude qui Gianmarco, male che Gianmarco fa, è argento. È primo o secondo, adesso se la giocherà lui con un salto e poi
vedremo nell'ipotesi spareggio che poi, se verrà percorsa, spiegherò perché. Male che fa, siamo in argento, meglio del siamo? Bronzo di... Eh beh, certo. Lui. Noi siamo, noi tutti siamo una squadra. Siamo qui a guardare e ad applaudire. Noi siamo anche amici. Sì, sì, tanto amici, certo. Sono molto, molto contento. Veramente sono 5 anni che non passavo. Ma sembra una storia scritta. L'ha scritto sul gesso, ma appena operato. Ma sembra una storia sceneggiata. Esatto, come si chiamano? Un corto. Un cortometraggio sceneggiato. Che non sempre si cortometraggio. Eccola qua! Eccola! Eccola qua! Eccola! Brava regia! Road to Tokyo! 5 anni che aspetta questo eterno ragazzo. L'ha portata in pedale. Mamma mia. Eccola qua. E adesso troppo o forte. Tutto o tutto. L'uno tutto e medaglia d'oro sicura. Dovesse saltare 2:39. Salta adesso, sì, è oro. Sembra un cortometraggio di quelli con... Adesso possiamo dire il lieto a palla di cannone. Sarà lietissimo Jimbo, il fine. A palla di Pedro. Cannone devi entrare. Vai Jimbo. Vai Jimbo. Ultimo salto e poi eventuale spareggio. E adesso parliamone. Ne parleranno loro. Tutti eliminati. Primo e primo Mutazessa Barshim Qatar, Gianmarco Tamberi Italia. Abbraccio fra i due. Un abbraccio che sa di cosa decidono. Cosa decidono. Un abbraccio che sa di... Poi spiegherò per... Stanno spiegando le possibilità che sono... Spareggio o non spareggio? Cosa volete fare, ragazzi? Parlatevi, parlatevi. Oro, 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 oro. Finalmente si lasciano andare. Oro, oro, tutte e due. Finale a pari merito. 2008, Pechino, che non prendiamo un oro. Non l'aveva vinto Barshim. Aveva la possibilità di scegliere, l'impressione che il più contento dei due a volte del loro spareggio fosse proprio Gianmarco Tamberi. Oro, oro! Incredibile. Mamma mia, che storia. Storia sportiva di una valenza incredibile. E storia umana. Storia umana. Sì, sì, soprattutto umana, al di là dell'aspetto sportivo. Perché... Ah, che bello vedere Nedasekov, medaglia di bronzo che va da Gianmarco Tamberi, che è unanimemente riconosciuto come un uomo meraviglioso. Si piange. Mamma mia. Oro, oro. Gianmarco Tamberi, fuori Italia, oro. Mutaz Essa Barshim, che ha avuto qualche dubbio di più se accordarsi o meno. Qatar alla medaglia d'oro. 5 anni fa, Marco. Derek Druin. Bravo Gianmarco. E non mi sono sbagliato. E anche Patrizia Mamona. L'altro Mamona, medaglia d'argento, e cinge con questa bandiera portoghese Gianmarco Tamberi, che non è italiano, è cittadino del mondo dell'atletica. È sotto il tetto dell'atletica, è andato ad abbracciare la primatista mondiale, è sotto il tetto della volta dello sport mondiale. Perché? Per il suo modo di comunicare, che qualcuno l'ha sempre definito un po' ricercato. No, il ragazzo, matto per matto che sia, è fatto così, prendere o lasciare. I ragionamenti che ti fa, che sembrano strampalati. Attenzione che non è finita, No, adesso ci gustiamo. Ecco, la serata magica dell'atletica italiana non è finita. Il tocco finale per l'uomo più veloce del pianeta. Si comincia dall'esterno e... incredibilmente in 3 dall'ultima semifinale, dove il terzo ha fatto il record europeo a 9,84, un italiano, Marcel Jacobs. Non badate a questo cognome un po' esotico. È nato a El Paso, poi dopo il divorzio di mamma Viviana Masini dal papà, che è l'amon Marcel Jacobs, con cui ha riallacciato rapporti dopo, anche grazie ai bei risultati. Ecco, c'è tutta Tokyo lì dentro. E dentro questa tutta Tokyo c'è già una medaglia d'oro Italia, quella di Gianmarco Tamberi. Una finale Alessandro Sibilio, un record italiano. Finale di Alessandro Sibilio su 400 ostacoli, record italiano dei 100 ostacoli per Luminosa Bogliolo. E serata che può continuare ad esserlo, Luminosa. E no a De Cocche, ossia 8, la penultima per il nigeriano.
inspirare, espirare. Marcello, devi fare quello che hai fatto prima, reagendo qualche centesimo prima allo sparo, solo quello. Jarnell Hughes, la corsia 4 per il britannico di Anguilla, terra d'oltremare, che non ha comitato olimpico e quindi ha optato per la cittadinanza, che del resto aveva essendo una terra d'oltremare. Attenzione ad Akani Simbine, è il quarto ed era nella stessa semifinale con i tempi delle semifinali il sudafricano, che è già stato quarto. André de Grasse, fenomenale canadese, piaciuto tantissimo ieri e anche in semifinale, anche se è spuntato un Subintian chissà da dove. Lamont Marcel Jacobs, piaciuto ieri 9,94 record italiano, piaciuto tranquillo oggi 9,84 record italiano ed europeo. È sicuro di sé, sarà alla corsia 3, c'è alla corsia 3. Curly invece non vuole tanta partecipazione. Sai quanta sicurezza in più adesso? Americano. Lo sa che ha corso la gara più veloce di tutti, ha solo reagito un po' più tardi. Chissà se è arrivato la coperta più veloce di tutti. Attenzione a Subintian, attenzione. In lane 6, the new Asian record holder, 983 for the People's Republic of China. Ronnie Baker chiederà Elisabetta Caporale, che avrà da fare gli straordinari dopo, Che bellezza fare gli straordinari. Altro che Ronnie Baker, corsia 7. Riassumendo dalla prima quota, 2 Akani Simbine, Sudafrica, 3 Marcel Jacobs, Italia, il primatista d'Europa da pochi minuti, 4 Jarnell Hughes, Gran Bretagna, 5 Fred Curley, americano, 6 Subintian, attenzione a Subintian, il cinese che parte a raffica, 7 Ronnie Baker, americano, 8 Enoch Adegoke, Nigeria, 9 André de Grasse, Canada. Mai nessun italiano nella finale dei 100 metri della storia dei giochi olimpici. È arrivato lui, Marcel. Vai Marcel, batti la storia. E non sarà una finale. Fai la storia. E adesso vanno su Binchang, che fa un 60 da terrore e scompiglia un po' le carte. Vediamo chi non si indurisce per andarlo a prendere. Da questo punto di vista buono che Marcel Jacobs ha già sperimentato. No, ma sia in terza corsia e Subintian sia in sesta. Non ce l'ha lì nella corsia accanto alla tua. Ma si è abituato a correre con quelli che sono forti. Adesso ormai. Adesso sì. È forte lui pure. Eccolo. Seguito dalla regia internazionale, quindi non è uno qualsiasi. Anzi, 100 metri finale. C'è. Aia, se ne va uno. Jarnell Hughes. È bello che si vada avanti così con questa situazione da pièce teatrale, drama all'americana. Jarnell Hughes fa come aveva fatto nel 1996, allora erano due le partenze false. Linford Christie, che ci arrivava da campione olimpico di Barcellona, ci arrivava anche dopo il titolo di Stoccarda 1993. Allora Linford Christie veniva chiamato il nonno del vento, in ossequio al fatto che Carl Lewis, quando era ragazzino, veniva chiamato il figlio del vento. Il nonno del vento aveva vinto senza alla grande 92-93. Hughes, la squalifica. Sì, questa è proprio. È partito 150 millesimi, lo sa, prima del colpo di pistola. Se l'è giocata in una qualche maniera. Sono in 7 adesso. In 7 con la corsia 4 vuota, e che insomma Marcel ha una corsia vuota e in 5 Fred Curley, ma basta concentrarsi per il bresciano di Desenzano, delle fiamme oro a sua volta. Guarda, 2 poliziotti, tanto per 30 metri non vedi niente perché devi guardare in basso la pista. All'esterno abbiamo visto poi quando vieni De Grasse, trovi su Binchang che sta avanti e comincia la sua rincorsa, gli altri vedremo che dove saranno. Subintian è in 6, corsia vuota quella di Jarnell Hughes squalificato. Tutto valido stavolta, è una buona partenza, cattiva invece per Subintian. Marcel Jacobs parte, Marcel Jacobs vince, Marcel Jacobs va, Marcello vince, Marcello 9,79, Marcello sei campione olimpico, Marcel due in 10 minuti.
signore mio, cosa hai combinato stasera? Un primo di agosto in cui hai messo insieme questo menù mostruoso, 9,79, Lamont Marcel Jacobs, campione olimpico, Olympic Gold, ragazzi, siete campioni olimpici dei 100 metri, uno del salto in alto, l'altro, 9,80, il risultato ufficiale, che ci importa, 9,80 Marcel Jacobs, sei campione olimpico, il secondo è a 4 centesimi, Fred Curley americano, il terzo è a 9 centesimi, André de Grasse canadese, Akani Simbine, quarto 9,93, quinto Ronnie Baker americano 9,95, solo sesto su Bintian, aveva consumato tutte le energie nervose dalla semifinale 9,98, non è arrivato Janis Hughes che non è nemmeno partito e Nock Adegoke si dovrebbe essere fermato per strada, ma tutto questo è pura estetica di un racconto che vede un italiano a vincere i giochi olimpici. Gli ha dato più di mezzo Marcello! Metro ancora con 161 di reazione allo sparo, loro stanno contro aspettando il 128 di Curley, loro stanno aspettando chi sul podio e chi no. In Italia si sa che l'uomo sul podio, cosa hai detto, 161 di sì, tempo di reazione, sì, favoloso, Curley 128, strafavoloso, De Grasse 155, quindi un tempo di reazione buono ma non sensazionale. Sì. È dopo che ha cominciato a correre, vai ragazzo, chi ti ferma più? Si André sono rimasti male, come c'è rimasto male De Grasse? Li ha distrutti proprio, gli ha dato mezzo metro con un tempo di reazione superiore a quello loro, quindi il 9,79 che era apparso sul display e nelle sue gambe. Oro, oro dei 100 metri, l'uomo ragazzi, più veloce del mondo è italiano. Alle 3 del pomeriggio di una domenica di agosto, due squilli, guarda, sensazionali, mamma mia. Un italiano a vincere il salto in alto alla fine di una storia triste ma meravigliosa, con il lieto fine, si è fermato il nigeriano. E poi questo, mai accaduto prima, sì, un italiano più veloce sui 200 metri. C'era, c'è stato Pietro Mennea. Due ce ne sono adesso stati campioni olimpici, sì, sui 200 Livio metri. Berruti ancora di più con quella curva meravigliosa. Ma il 100 è il 100. Ma il 100 ha dentro di sé un che di... L'uomo più veloce del mondo. Si guarda a lato e ha un margine di sicurezza. 4 centesimi. Olympic Gold. Lamont Marcel Jacobs. E chissà se Lamont Marcel Jacobs senior... Ma che hai fatto, immagino Marcello? Di sì, perché il sei suo DNA olimpico è dentro di te, ragazzo, quello di papà. Pazzesco. Con il quale hai tolto i contatti, poi li hai ripresi più avanti, qualche anno fa. Tre bambini per Lamont Marcel Jacobs. Papà felice e adesso uomo felice a tutto tondo. Anna Pelleteiro ad abbracciarlo, sembra abbia fatto l'acquisto al supermercato come se fosse una cosa normale. Ed eccolo qui Marcello, guardalo, 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 guardalo. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, passa, 40, e qui passa, 41, e va 42, 43, 44, 45 e due piedi, bravo, ha spinto forte, lui diceva ma eccola che qua, era andato questa, troppo guarda, ampio, guarda, e invece no, il suo questa capitano, è la tua ampiezza, il 45 suo, appoggi, il suo capitano che va ad abbracciarlo, oro per tutti e due, ma che serata. E un centesimo meno di Bolt dell'ultima volta? Hai detto niente, no? Qui parliamo del campione olimpico, dei 100 metri. Che freddezza, poi capace, e pensare che la soffriva sì, un po' la gara del grande appuntamento. Beh, adesso è migliorato, ah, no, tutto, è migliorato. Stavo tutto raccontando. Bravissimo Marcel, bravissimo Paolo Camossi che è il suo, ah, ecco, allenatore. Sì. Perdono. Il Goriziano regista. Alessandrino, ecco il primo momento in cui cerca un po' forse di forse si rende conto fra di tre stare giorni con se stesso. Il papà di tre, come raccontavo, raccontavo questa dell'intervista che ha rilasciato ieri. Domanda, ti sei fermato dappertutto a dare interviste? Certo, nel mio formidabile inglese ironizzava su se stesso, perché proprio quello è stato il motivo per cui lo hanno sempre preso in giro, perché uno che si chiama Lamont Marcel Jacobs, che, e lo diceva egli stesso, parla così l'inglese, è strano. Sì sì, le ho fatte tutte, io credo di essermi guadagnato un 6 all'esame d'inglese grazie a queste interviste, che dopo un po', siccome dicevo sempre le stesse cose, le devo aver dette anche bene, e anche la mia cadenza, la mia pronuncia forse non era così da italiano. Non è un sogno, ragazzi, eh. Beh, oltretutto chi ci sta ascoltando sta vivendo serenamente in subbuglio un meraviglioso pomeriggio agostano. Questo, segnatevela, 9,80, era apparso il 9,79 da display, poi peggiorativo questo risultato, ma migliorativo rispetto a quanto corse
prendete nota del nome, Usain Bolt, 5 anni fa. 5 anni fa, quando Gianmarco Tamberi guardava dagli studi Rai all'IBC, dal villaggio olimpico dove era quella gara, quelle gare, andò a festeggiare con Gregorio Paltrinieri, stavolta le ha guardate da bordo pista o dalla prima fila, come un abbonato Rai che ha sempre un posto in prima fila, e lui invece ha un posto sul podio, lo aspetta il capitano, 2 ori nel giro di poco, oro a pari merito con Nutas Essabarshim per Gianmarco Tamberi, oro tutto suo per Lamon Marcel Jacobs. Ecco l'abbraccio con Barshim, papà a festeggiare e poi quasi a svenire. Mamma mia, che cosa ci hanno regalato questa sera. Io avevo detto a Marcel: fai la storia, vinci la storia, e lo ha fatto. È campione olimpico dei 100 metri nella atletica, che è la regina di tutti gli sport, e nella sua specialità regina, il 100 metri e anche il salto in alto, sono le qualità che distinguono l'essere umano, l'uomo più veloce del mondo, l'uomo che si stacca da terra il più in alto possibile. Tamberi, Alzius, Forzius, più veloce, più alto, più... E quindi veramente ci ha portato al settimo cielo. E io vorrei non lasciare più questa postazione. Esatto. Perché ho l'impressione del timore, mi stanno invitando ad andare via, ma ho l'impressione del timore di svegliarmi, magari tutto sudato, e dire: ragazzi, avevamo scherzato. No, che non è uno scherzo. Italia 2 medaglie d'oro, ha vinto Gianmarco Tamberi nel salto in alto a pari misura, 2:37, a pari merito l'oro con Mutaz Essabarshim. Un attimo dopo il signore che lo sta abbracciando, Lamon Marcel Jacobs, corre i 100 dopo aver fatto prima il record Europa 9:84 in semifinale, allora era stato terzo, primo quindi oro con un 9,79, poi trasformatosi per il gioco dei millesimi e l'arrotondamento 9,80, che record Europa rimane, migliora il 9,81 di 5 anni prima di un signore che si chiama Usain Bolt. Buon pomeriggio Italia, un pomeriggio d'oro.